Affari Italiani incontra Patrizia Gioia, poetessa e artista e curatrice del convegno L'Economista Mistico. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Il titolo del convegno, partirei dal titolo del convegno, L'Economista Mistico. Che cosa vi ha spinto a organizzare questo tipo di convegno e a porre la domanda che sta sotto il titolo È possibile un'economia spirituale? Beh, dunque, cominciamo col dire che questa domanda è una domanda che arriva da lungo tempo e dalla nostra fondazione, che è la Fondazione Arbor, una fondazione svizzera, che da anni si occupa del dialogo intraculturale e religioso. E per cui abbiamo cercato di unire due parole che potrebbero essere un po' appunto come il diavolo e l'acqua santa, cioè l'economia, cioè qualche cosa legata così alla parte più, come possiamo dire, corporea dell'essere umano e la mistica legata un po' più alla parte senza dubbio spirituale, eterea, ma non certo per creare un bisticcio tra le due, ma per incominciare a far incontrare mondi che fanno parte dello stesso mondo, per cui l'economia mistica come incontro e non come scontro, tanto per dare questa entrata così di pace. Per cui questa unione di due parole che potrebbero essere lontanissime, mentre in realtà cercheremo di tenerle accomunate in questo percorso di ricerca che sarà il convegno. Per cui anche la domanda è possibile un'economia spirituale? Sarà la domanda filo conduttore di tutto il convegno che avrà come cooperatori la comunità di ricerca del Collegite Frammenta dell'Università di Bergamo e Spazio Studio 13, che è un piccolo spazio milanese di cui mi occupo da una decina d'anni e che tratta questi, che ha sempre trattato questo tipo di incontro. Ma ci sono degli autori che sono stati presi come punti di riferimento e invece i relatori come sono stati scelti? Allora, diciamo che il nostro spirito guida, se così vogliamo chiamarlo, sarà senz'altro Raimon Panikkar, anche perché è stato primo presidente della nostra fondazione Arbor e comunque è portatore di un pensiero veramente metanoico. Ecco, un po' il pensiero che cercheremo di indagare durante questo convegno e pensiero che è portato in vita dai relatori, e infatti i relatori che abbiamo invitati, a partire da Clive Hamilton, che è colui che ha scritto L'Economista Mistico, da cui abbiamo dato poi titolo al convegno, ma avremo Latouche, che tutti conosciamo per la sua linea della decrescita, Antonietta Potente, Riccardo Petrella, Achille Rossi, Roberto Mancini, Sabbadini, Novarese, sono tutti relatori che hanno tentato e stanno tentando questa ricerca di questo, di come, di come non risolvere, ma di come forse trascendere, userei questa parola, questo momento di grande opportunità che stiamo attraversando. Dove cercare di dare un altro sguardo a questa parola, economia, insomma. Ecco, il convegno avverrà in una forma, diciamo, non convenzionale, una forma originale che avete studiato proprio per passare un messaggio. In che modo avverrà, se ce lo vuole raccontare? Sì, diciamo che questo convegno che segue il convegno del 2008-2009 che già Arbor aveva con Spazio Studio aveva organizzato, allora era un dialogo tra Hermann Hesse e Raimon Panikkar, è un convegno prima di tutto dialogico, dialogale, per cui nessuno viene a portare risposte, ma sarà veramente un punto anche di tentativo di quel dialogo di cui Raimon è un grande portatore sano, tra relatori e pubblico, per cui il pubblico è invitato a interagire proprio per cercare insieme qualche cosa, no? Per rischiare questa avventura radicale della vita, come diciamo noi. Allora, un convegno dialogale, un convegno
vuole anche essere portatore di gioia, di gioco, no? Perché il gioco è un elemento importante dell'energia della vita. E per cui ci saranno momenti di musica, momenti di poesia, momenti di magia anche. La magia è un altro luogo da non dimenticare. E per questo abbiamo anche creato tre piccole mostre, si chiama Design Ultra Poverissimo di Riccardo Dalisi. Riccardo Dalisi è un artista, designer, poeta, le sue opere sono anche al MoMA di New York e mostre in tutto il mondo, che ci offre questa possibilità di poter creare un design che non sia sfruttamento di energie e di persone, ma anzi, un aiuto. Lui lavora nelle piccole, con i ragazzi nei posti più disadattati di Napoli, e vedremo questo design con questi piccoli oggetti, ma di grande cuore. Poi abbiamo invitato ancora in occasione del cinquantenario della morte di Hermann Hesse, il nostro poeta, con una mostra La natura ci parla, visto che esse è un antesignano di questa ecosofia di cui Panikkar è maestro, e abbiamo invitato poi artisti da tutto il mondo della mail art ad mandarci opere sulla economia mistica, e abbiamo ricevuto una trentina di opere da tutto il mondo che metteremo in mostra. Per cui anche qui un gioco di colori e di lettere, per cui dialogo anche questo, anche il design e anche l'arte come dialogo tra noi, il mondo e questo infinito o divino, come vogliamo chiamarlo. Quindi un evento che unisce diverse forme culturali, dall'arte al gioco fino alla magia, che parla di sostenibilità, che parla di sociale. Com'è stato organizzare questo convegno nella società di oggi, società del consumismo, della crisi economica, della velocità, dei ritmi sfrenati, soprattutto nelle metropoli? Quali sono le caratteristiche di questa società che avete poi riscontrato nell'organizzazione di questo convegno? Beh, diciamo che ogni opera creativa, perché comunque un convegno è unire tutti questi fili, è comunque un atto di creazione. Ogni opera creativa è un rischio, no? Per cui non c'è mai un qualche cosa messo là davanti a cui arrivare, ma questo convegno, come ogni opera d'arte, se vogliamo così chiamarla, è un qualche cosa che ci chiama in ogni momento a un essere presenti nel qui e ora, no? Per cui certamente mi ha profondamente cimentata, ma anche all'interno dello stesso nucleo di persone, perché le domande sorgono nel fare le cose, no? E ogni volta ecco che il bello del dialogo è proprio tenere insieme questa parte anche di, tra virgolette, disarmonia che può sorgere, per ritrovare ogni volta una nuova armonia. E noi ci auguriamo che chi arriverà a questo convegno possa veramente partecipare con noi a ridare armonia, perché lo faremo insieme poi il convegno. Noi mettiamo lì, come dire, le cose da giocare, ma poi questo convegno sarà fatto insieme. E non dimentichiamoci che ad ogni giornata corrisponde anche alla sera uno spettacolo teatrale creato appositamente su questi temi. Ci sarà Milano Ictus, che è il crollo dell'uomo di Milano per una rinnovata cultura dell'uomo. Ci sarà Pagina 40, dove incontreremo qualcosa di cui ci stiamo dimenticando, ma che invece è da portare in vita perché è compagna di vita, che è la morte, un tema con cui si può anche giocare seriamente, come fanno i bambini. E poi il banchiere di Dio, dove parleremo di danaro, perché comunque è un po' ispirato al libro di Yunus, che vinse il premio Nobel per la pace, anche se lui era un economista, e l'abbiamo rivisitato per vedere come un cambio di ottica culturale cambia veramente la realtà che ci circonda, oltre che l'essere stesso che rischia questo cambio, ecco. Per cui, insomma, un convegno, non uso la parola ricco, che non mi piace proprio in questa veste mistica, ma un convegno fertile, che vogliamo sia una mutua fecondazione
tra noi e chi sarà con noi. In bocca al lupo. Grazie.